It's in your generation that you have the duty, collectively we have the duty to think for a model of the city of the 21st century. And I hope that we really will be able to provide some grains of wisdom in this very interesting process. Thank you very much. Con il lancio di questa iniziativa congiunta, noi speriamo di anche rendere ineluttabile, impossibile ad altre città che faranno come Medellin una conferenza di Habitat, un forum di Habitat senza lasciare qualcosa di concreto. E quindi sarà un po' l'eredità di Napoli al futuro delle forum di Habitat. Tematiche maggiormente trattate in quasi, nella quasi totalità dei convegni sono state il concetto di mobilità sostenibile, che è assolutamente centrale nella pianificazione urbanistica delle città del futuro. Si è parlato di car sharing, si è parlato di bike sharing, quindi condivisione di auto ad impatto ambientale zero, auto elettriche. Sono stati fatti circolare nella mostra dei prototipi già messi in commercio dalla Renault. Gli ideali sono diversi e sono completamente differenti dal forum ufficiale proposto dalle Nazioni Unite, UN Habitat, dall'Agenzia delle Nazioni Unite. Innanzitutto il forum ufficiale propone comunque una visione della città che è una visione futura, futuro urbano. Noi abbiamo avuto, ci siamo organizzati con i comitati, abbiamo appunto avuto diverse realtà all'interno che hanno articolato e hanno permesso l'organizzazione di questo forum, che si sono più interrogati sulla quotidianità delle persone, degli abitanti che vivono la città, e abbiamo notato appunto che i problemi erano davvero tantissimi per poterci permettere di interrogarci sul futuro urbano. Ma poi sì. Le Nazioni Unite e l'Agenzia di UN Habitat hanno come principio primo quello della solidarietà. Bene, io credo che Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania abbiano potuto dare un segno e una concretezza a questo evento. Abbiamo potuto dimostrare che cosa sia un principio di solidarietà, di capacità di essere tutti uni, uno spirito unico che si è dimostrato in questi giorni. E nel senso di questo principio, che sento profondamente di dover ringraziare in primis i ragazzi di Campania dei Festival, che non hanno segnato, ma che sono stati qua, più volontari dei volontari, e che hanno voluto incarnare lo spirito dello statuto della Commissione di Nasso della Regione Campania. Di come siano assolutamente simili le problematiche delle città, ma non penso solo alle città come Napoli di 1 milione di abitanti, penso confronti avuti con città più piccole, ma anche con città come Johannesburg, Istanbul, Kinshasa, Città del Messico, città dove uno pensa che le problematiche siano molto diverse, invece molto simili. Ad esempio, cito giusto qualche punto. Tutti i sindaci ho sentito parlare, così come il linguaggio che parliamo anche noi, delle lotte alle disuguaglianze all'interno delle città, cioè dove in tutta la città del mondo c'è ancora troppa disuguaglianza e bisogna dare dignità a tutti gli abitanti in qualsiasi quartiere abitano all'interno della città. Uno dei problemi più grandi, che non verrà affrontato sicuramente al forum ufficiale, è proprio la questione della privatizzazione e in particolar modo la questione degli sfratti. Con la crisi il problema degli sfratti si fa sempre più grave. Abbiamo anche qui a Napoli un problema molto forte, che a settembre 3.000 persone verranno sfrattate. L'Unione Inquilini e altri sindacati stanno cercando di lottare per evitare che queste persone, 3.000 persone, vengano messe in mezzo alla strada. Un tema centralissimo è stato inoltre quello della riqualificazione delle aree urbane, in inglese slums. Si è asserito insomma che non è possibile nel terzo millennio avere delle città in cui i cittadini delle aree degradate non abbiano gli stessi diritti e la stessa dignità dei cittadini che invece, essendo più fortunati, vivono e risiedono nelle aree centrali delle grandi metropoli. Allora, per fare le smart city ci vogliono soldi,
per fare delle città ecosostenibili ci vogliono soldi. Qui non abbiamo degli immobili comunali che sono stati affidati alla Romeo, che non sono mai stati ristrutturati, che non sono mai stati adibiti alle a vivere delle persone, di persone che hanno veramente bisogno. Alcuni esempi è stato portato alla ribalta anche quella che è l'esperienza positiva già concretizzatasi in alcune parti del mondo, come per esempio la città di Anji in Cina, che è stata premiata il riconoscimento come città più verde, green city, insomma, città verde, città ecosostenibile, città di impatto ambientale zero, città senza inquinamento. We claim urban and social housing policies based on the social urban pact, which is an alternative to the neoliberalist paradigm. Pare che le parole siano più pericolose delle bombe. Cioè? Cioè non si può entrare con la maglietta che dice strappi zero. Allora, una sorpresa, arrivati qui al World Urban Forum 6, una sorpresa che per noi ciclisti e per noi cittadini napoletani suona quasi come un rifiuto. Ovvero non si riesce a entrare per guardare i padiglioni del World Urban Forum con la bicicletta. Dentro non si può mettere perché sembra che sia un arnese minaccioso, non soltanto, ma anche nell'area esterna dove parcheggiano macchine, finanza, polizia, carabinieri e quant'altro, non c'è un parcheggio, una rastrelliera per le biciclette. Secondo me lamentarsi serve a poco, serve a rimboccarsi le maniche, e purtroppo qui si parla in grandi linee, poi devono essere i politici a saper cogliere concretamente quanto raccolto. Ci sono ricercatori, ci sono professionisti da tutto il mondo, poi è il politico quello che deve saper concretizzare, quindi ci serve una classe politica che sia anche in grado dal punto di vista culturale di saper concretizzare questi eventi. Utopie no, perché comunque ecco, ci sono i governi che qualcosa la realizzano, soprattutto grazie a dei fondi straordinari. Il problema è che forse senza queste utopie non si arriverebbe a realizzare neanche la metà di quel che si deve. Sicuramente il discorso dell'ecosostenibilità e dell'attenzione all'ambiente è fondamentale, quindi noi siamo ovviamente favorevoli anche al discorso di critical mass, dell'utilizzo della bicicletta anche per muoversi, i pannelli fotovoltaici e tutto quello che riguarda anche le rinnovabili. Cioè, se non c'è praticamente quest'unione, questa collaborazione, questo cambiamento, gli smart city non si faranno mai.